They were the most extraordinary creatures ever to walk the land. Some were huge. Some were terrifying. And some were downright bizarre. But they all had one thing in common. They live in our own backyards. Now, journey back to a time when the world was a jungle primeval and dinosaurs roamed America. Ciao ragazzi, bentornati sul canale per un nuovo unboxing. Oggi infatti recensirò un pacco che mi è arrivato ieri sera. Ho già controllato per vedere se mi è arrivato e sì, mi è arrivato. È come l'unboxing del Troodon e del Mantellisaurus. Ecco qua. Forse solo gli amanti dei giocattoli e del collezionismo sapranno che lui... Così non mi dice niente? Va bene, lo tirerò fuori allora. Appartiene al Shrike. La Shrike sarebbe una marca tedesca. Eccola qua. Io da piccolo io ho anche il leone, la pantera, la tigre bianca e la iena. E guarda che i figli non sono malissimo per intendersi. Comunque togliamo l'etichetta e vediamo. Giustamente, guardandolo così, voi direte subito, è un coccodrillo. Ma che coccodrillo è? Ma che è un crocodilo morfo? Ma che crocodilo morfo è? Beh, vi dico subito che è del genere Crocodilus. Non si riconosce a differenza di quelli del genere Alligator, perché il muso è a forma di V. Quindi, vedete? Anzi, ve lo metto dall'alto. Vedete, è a forma di V. Beh, ragazzi, quando c'è un muso a V, non ci sono scuse. Vi trovate di fronte ad un crocodilo. Non voglio sentire scuse. Avete di fronte il genere Crocodilus. Ma che era specie di Crocodilus? Vi direte voi? Beh, considerata la popolarità, io credo che sia Crocodilus nidoticus, quello famoso nei documentari di National Geographic, Discovery Channel, eccetera. Come i dinosauri carnivori e i carnivori Shrike era papo collecta anche questo Crocodilus didoticus, cioè il coccodrillo del Nino, ha l'articolazione della bocca. È stata fatta nel 2014, il disegno è stato fatto in Germania, ma è stato fatto in Cina. Perché si sa, no? La Cina è famosa per i giocattoli, anche se parla di marche tedesche, francesi, italiane, spagnole, eccetera. Praticamente, a proposito di crocodilo morfio, avete presente mia madre? E di Caccia Club? SCP 682? Ecco, anche se non si sa molto della storia di 682... Io penso che sia un crocodilo morfo di Enno, del genere Crocodilus. Secondo me, con una deformazione che gli fa crescere i piedi sul corpo, anche se ci sono gli osteodermi, oppure semplicemente fogliame che si è ramificato sul corpo. Boh, io credo che sia vero, poi ognuno fa la sua. Comunque, se volete un video più dettagliato vi posso fare, però mi devo informare molto. Anzi, fatemi sapere se dovrei fare dei video per descrivere un po' scientificamente questi animali. Sono curioso. Comunque, fatemi sapere nei commenti l'idea. Fatemi sapere se questo crocodilo del Nino, anzi vorrei dire scientificamente crocodilo nidoticus, vi piace. E ci vediamo alla prossima. Ciao!